Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle Erbe, non vi dice niente, dal 1300 al 1700 qui c'erano i Gonzaga, Mantova, guardate che calore, che bella piazza. Allora, siamo pronti per cominciare un'altra puntata del karaoke, entriamo nelle vostre case a farvi cantare, ma salutiamo il nostro talent scout, ciao, e il nostro sponsor Lee, il jeans che ha costruito l'America. Dopo parleremo anche del concorso riservato a tutti coloro che sono qui in piazza, che si presenteranno con un jeans, insomma un capo Lee, e le prove d'acquisto noi li spediremo in America, dove potranno andare a vedere le Torri Gemelle, e poi regaleremo anche il mitico Rail Watch della seconda version, perché la prima è stata già esaurita. Ma veniamo subito alla gara, perché abbiamo una canzone che fa Beach on the Beach. È Mantova, chi vuole venire? Lei, venga qua. Buonasera, dove va? Stia qui. Buonasera, come si chiama? Claudio. E di Mantova? Esatto, cosa fa a Mantova? Sono un dipendente pubblico. Dipendente pubblico, scuole? Comune, ci dica, tutti abbiamo avuto parecchi dipendenti comunali, ma esattamente nel comune che cosa fa? Le carte d'identità, che ne so io. Attività sportive, una cosa bella. Allora a lei le do il microfono, siamo pronti? Sandro, certo ci sei, possiamo cominciare quando vuoi con Beach on the Beach. Vai! Beach on the beach, sotto il sole la pelle brucia, sotto la luna ancor di più. Quando fare flex sopra il mar, senza fare il love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, sono me come ne vanno a caccia, gli occhi neri e gli occhi blu, quante signorine very nice, fanno uscire pazzi tutti voi. L'estate qua, io no! Yvonne è un nome francese, mi pare, no? Una velleità di mio papà. Ah, benissimo, la saluto, complimenti per il cappello modello alla ricerca della pietra verde, ed è il momento di rilassarci un tantino e ci vediamo dopo sempre qui col karaoke, dove si canta sempre di brutto. Ciao.
velocemente sempre da Piazza delle Erbe di Mantova, dove torna di scena ancora la mitica Madonna. E allora, ormai è una tradizione, quando facciamo Madonna facciamo iniziare sempre un uomo. Allora venga lei, venga lei, io ogni tanto do del lei, ogni tanto del tu. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, che fai, studi? No, lavoro. Che lavoro fai? Commerciante. Commerciante, guarda che bei gli occhi che c'ha Giuseppe, per tutte le ragazze che ci guardano da casa, apri gli occhi bene, fai lo sguardo che conquista. Vai, allora, Madonna, la Isla Bonita, mi accompagnala anche da un ballettino che ci sta bene, eh? Vai, volume alla musica, sì! Hai detto San Pedro, just like I never gonna use the sun, your girl and I like deserto. Hero, it's like yesterday, not far away, tropical behind the breeze. All the nature and the free, this is where I long to be. La Isla Bonita. And when the summer play, the summer sex a highway to my ears and sink my heart, your Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. One will carry on the sea, come to me. I pray that the days will end, they went so fast. Traffic on the island breeze, on the nature and the free. This is the day I'm known to be, La Isla Bonita. And when the sun got play, the sun has sent so light to fill my ears and still my Spanish lullaby. Vada signorina, vada! Beautiful faces, no care in this world, where a girl loves a boy and a girl. Love loves a girl. Grazie signorina, grazie, grazie. Tutto pronto? Si ricomincia, ci dico il suo nome? Continui, continui, senza voi. Continui, continui. You Spanish lullaby. Brava! Complimenti, come ti chiami? Angela. Angela, hai cantato poco, però quel poco che hai cantato tutti quanti qui hanno potuto sentire che sei veramente molto brava. Insomma. E guarda che c'è l'applauso che parte spontaneo dal pubblico. Grazie per Angela, è il momento del nostro momento. Io ringrazio la signora che ho tolto questo cappello e un po' stretto mi ha un attimo tagliato il cervelletto, perché adesso cantiamo una canzone tutti insieme qui in piazza, vediamo, scegliamo, visto che qui c'è la torre dello zucchero, vero? Si chiama così? Ah, ma la torre dello zucchero, noi facciamo una cosa di zucchero che parte in questo momento. Donne, 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 vai! Lo sappiamo tutti questo, e come no? Oh! Hey! Tutti quanti insieme qui a Mantova, noi cantiamo una canzone di zucchero che fa così. Donne,
Grazie Angela, era il nostro momento che noi chiamiamo il nostro angolino nostro e di voi che siete a casa che ci seguite in questo momento, è il momento, come dice, brava Amanda, della pubblicità e torniamo dopo, sempre qui al karaoke. Dice, chi è che ha urlato qui, scusate, chi è che ha urlato? Chi è che... Allora vi faccio sentire un urlo in assolo, tutti in silenzio perché sicuramente Dario Argento ti ingaggerà al prossimo film dell'orrore. Fai un urlo in assolo, uno, due, tre. Aveva il microfono a 2 metri di distanza, è l'unica donna che ha 7 ugole. E allora noi chiamiamo adesso per la prossima canzone, invece bella, tranquilla, ci vuole. Margherita non la facciamo da tanto tempo, Riccardo Cocciante, vediamo, chiamiamo lei, si venga. Ciao, come ti chiami? Antonella. Antonella di Mantova? No. Di dove? Brescia. Di Brescia? Da Brescia! E da Brescia arrivi qui, così. Come vedi, applausi. Allora, come neanche uno, ma stai scherzando? Si sentono, vedi? Bene. Allora, abbiamo Margherita. Grazie. Riccarda Cocianta. Grazie. Vai. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani, e se lei sta dormendo io non posso riposare.
Sembravi quasi Adriano Pappalardo, grande voce, bella rock, anche somigli un po', come ti chiami? Mauro. Bravo Mauro, complimenti, prendi pure posto. Addirittura no, sentivo delle voci tra la folla, c'era un megafono che urlava tagliati i capelli. Va bene, va bene. È il momento di Giovanotti con, venga lei signorina, ciao mamma. Allora, questo è per lei, che scollatura signorina. Ciao mamma, vai. Ci mettiamo così, allora, eccolo qua, perfetto, con il grande concorso lì, The Original, concorso riservato a tutti coloro che sono qui in piazza, che si saranno presentati, così come farete voi nelle piazze che verremo a visitare con i capi lì, ovviamente la prova d'acquisto, potrete andare in America, ovviamente con la United Airlines, a vedere le torri gemelle che sono state vestite e abbigliate con un paio di lì, ma per sapere di più basta vedere questo filmato molto bello delle torri, qualcosa, vediamo, eccolo che parte, è lì il filmato, lo vedo, vai, grazie. Oh, eccoli là, vedete le torri gemelle, pensate quando hanno messo il pantalone alle torri c'era proprio la gente dentro che per prendere aria dovevano sempre abbassare la cerniera, se facevano con le teste. Allora, eccoci qua, vedete Katia abbigliata sempre con un rider lì bellissimo, ma voglio farvi notare questa volta una cintura bellissima con il rodeo incorporato, molto bella, questo è un pezzo unico, ricordiamo anche che i jeans lì sono fatti proprio per il lavoro, li usavano infatti i ferrovieri, quella dalla costa to costa, che spalavano carbone, erano uomini duri e forti. Ma veniamo ai nostri concorrenti, dove sono? Ci sono concorrenti, prego, buonasera. Ecco, guardate qui,
Vedete, sono due top model. Buonasera, ciao. Come ti chiami? Patrizia. Patrizia, vediamo, voi avete i jeans e anche la felpa. Fatemi vedere le prove d'acquisto. Prova d'acquisto qui alla mano. Nel frattempo Katia va a prendere. Ecco, prova d'acquisto, vedete, compilata. Questa è la prova d'acquisto della felpa. E adesso Katia, vedi qua, passa da questa parte, traccati. Le imbuchiamo, vedete? Così potrete partecipare al concorso lì. Ma vi faremo prima una piccola domandina sulla parola lì, se vediamo se riuscite a farla comprendere nel nome di un cantante, uno sportivo, quello che volete voi. Vediamo cosa ci dicono. 3, 2, 1, via. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, che era? Co-protagonista di un film recente, che è Trappola in alto mare. Trappola in alto mare, sì, io non l'ho visto. Lei invece, signorina? Edgar Lee Masters. Chi è? Scrive un poeta americano. Scrisse Spoon Valley. Ah, io ho tutti i libri, li ho letti tutti di Edgar Lee Masters. Comunque l'importante è che è vero. E allora adesso in omaggio riceverete questo Rail Watch, quello della seconda serie, perché la prima ormai si è esaurita, era talmente bello, vedete. E qui cassa di legno realizzata con le traversine addirittura della Coast to Coast. E adesso invece vi dico a voi, per averlo questo orologio, andate nei punti vendita lì, acquistate un paio di jeans e potete averlo. Grazie ai nostri concorrenti, accomodatevi. Grazie Katia. Good evening, noi vi daremo adesso i nomi dei finalisti. Buona fortuna sempre con lì, eh? Buon viaggio quando andrete in America. I finalisti sono Milena, Angela e Mauro. Che paura, signorina, chi è? Wonder Woman lei, eh? Allora, Milena, Angela e Mauro. No, paura nel senso che mi hai urlato e Mauro, che l'abbiamo sentito tutti. Insomma, qui scontro tra titani. Allora, vedremo, tu sei Milena? Sei bella, piena di vita. Milena, complimenti, vediamo la Lampex. Eccolo. Pensa tu se poi ci scappa un dì, o se poi per caso mi dici yes. Aiuto! Bitch on the beach. Ehi, applausi. Adesso tocca ad Angela. Angela, riguardiamola con molto piacere. Ecco, cambiate pure posizione, perfetto. Angela, guardati lì. The summer set so high, and somebody is in my head. Your Spanish lullaby. Eccola, ti sei vista? Insomma, non male. Non male, non male. Brava Angela. E adesso invece, per ultimo, Mauro, guardiamolo. Se ti divernisce, coloriamo tutti i muri, casi e palazzi. È il momento delle votazioni. Allora, votiamo per Milena al mio 3, che applaude per uno, può anche applaudire per l'altro, grazie. 1, 2, 3. Bel applausino. Secondo applauso per Angela. 1, 2, 3. Buono. E terzo applauso per Mauro. 1, 2, 3. Senza dubbio, signori, proclamiamo vincitore di questa puntata. Proclamiamo vincitore di questa puntata. Non lo leggo. Mauro! 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 E vede che Katia entra maestosa e ti regala, meglio ancora, il karaoke, questo cantatù di Giochi Preziosi che tanto successo ha avuto, ormai non se ne trova. Bacio, bacio, ecco, ma, che bello. Anch'io, vai, baciate Katia. Perfetto, è il nostro momento, siamo stati veramente bene e i complimenti vanno, primo che cioè ovviamente anche ai cantanti, ma soprattutto alla città di Mantova e al pubblico di Mantova che ci ha supportato questa sera in maniera, devo dire, encomiabile. L'appuntamento a Mantova è domani col karaoke. Ciao, baci e abbracci, buon appetito. Mangerei con voi a casa vostra, anzi invitatemi che vengo. Mi vendo la sigla di questa settimana. Per tutta la settimana ci sarà Mi vendo. Possiamo cominciare? Vai! Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, io, infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray, 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 spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità incredibile.